abbiamo gli interventi di saluto appunto dei vertici, di tutti i vertici del sistema. Direi di passare la parola al dottor Livon, che ci in questo momento rappresenta e ci saluterà dal punto di vista del Ministero con qualche novità, immagino. Intanto buona giornata a tutti, grazie al Codau dell'invito. Io purtroppo lo scorso anno non ho potuto partecipare, quindi devo anche recuperare la mancanza al convegno dello scorso anno, e quindi diciamo, a maggior ragione mi fa piacere poter essere con voi in queste due giornate e mezza di lavori. Il Presidente ovviamente mi ha in qualche modo sollecitato a darvi alcune informazioni, ma credo insomma che nel corso sia di queste due giornate e mezzo sia nel corso del dibattito che ci sarà successivamente durante la mattinata avrò modo magari di entrare più nel merito di alcune questioni. Io sono qui in questo momento in rappresentanza del Ministero a sostituire anche, vi porto i saluti sia del Professor Mancini sia del Ministro Giannini ovviamente, quindi questo in questo momento credo che sia il mio ruolo principale in questa sessione di introduttiva del convegno stesso. Avrete modo, ahimè, di sopportarmi anche nella sessione durante la mattina su altri temi che entrano più nei contenuti di questo passaggio dalla fase, diciamo così, normativa della 240 alla fase applicativa della 240, soprattutto su alcuni aspetti organizzativi. Non voglio rubare tempo agli altri relatori del tavolo e agli altri rappresentanti delle istituzioni che lavorano all'interno del sistema universitario e che in questi anni, ognuno per la sua parte, ovviamente hanno contribuito in maniera determinante alla realizzazione, sia diciamo, per gli aspetti positivi, sia per quelli, e ce ne sono sicuramente molti da migliorare, della 240. Poco fa il Presidente riprendeva alcuni spunti che hanno fatto parte del confronto ieri sera tra il Presidente della CRUI, l'ex Ministro Gelmini, che con lucidità, devo dire, ma io stesso non dico che sono rimasto spiazzato, ma sono rimasto favorevolmente impressionato dalla lucidità, nonostante siano passati ormai 4 anni diciamo, per la fase applicativa e nonostante nel frattempo si siano succeduti diversi governi in cui c'è stata un'analisi, seppur con tempo limitato, ma completa ed esaustiva di quello che è stato questo percorso e questo passaggio dalla fase normativa, dicevo, alla fase attuativa. Ma sui punti che poi non faranno parte, immagino, della tavola a cui dovrò partecipare, ma che quindi in qualche modo sono invitato diciamo, caldamente ad anticipare ora, e che toccava al Presidente, ma poi sono molti, e quindi le riflessioni andrebbero in tante direzioni e speriamo di avere tempo per toccarle tutte quante, ma so che avendo di fronte anche l'opportunità di avere la platea di gran parte dei direttori generali dell'università, il decreto che è fermo agli inizi degli anni 2000, che definisce in qualche modo il trattamento economico dei direttori generali, perché di questo si tratta, che all'epoca si chiamavano direttori amministrativi, e quindi c'è un cambiamento contenutistico notevole che è avvenuto in questi anni, e voi meglio di me lo conoscete ovviamente. Ecco, quel decreto è in fase obiettivamente di revisione, perché poi è scaduto alla fine del 2014, quindi insomma già nel 2015 siamo in una fase di transizione e di proroga nei fatti di quel decreto. Ecco, quel decreto non è, diciamo, sono molto realista, non è concluso, diciamo che è in fase di confronto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, perché comunque sapete che è un decreto interministeriale, e riprende, almeno negli auspici della nostra impostazione, riprende un concetto importante che poi fa sempre da sfondo agli incontri che ci sono all'interno del Codau, cioè riprende in maniera rilevante il concetto di autonomia e responsabilità. Non posso non nascondere che l'esperienza diciamo, di questi anni al Ministero, ma probabilmente anche l'esperienza precedente come direttore amministrativo di un'università, per quanto mi riguarda mi hanno portato a ritenere fondamentale, soprattutto in questa modifica di ruolo da direttore amministrativo a direttore generale, la possibilità per le università e per i direttori generali, sia quelli che ricoprono attualmente questo ruolo, sia quelli che andranno a ricoprirlo nei prossimi anni, di poter essere inseriti in un mercato che deve essere competitivo. Competitivo significa tante cose, competitivo significa anche una certa flessibilità retributiva, perché di questo stiamo parlando. Flessibilità retributiva che credo sia anche giusto, doveroso,
che rimanga nell'autonomia delle università. Quindi questo, diciamo, è la linea guida su cui quel decreto in questo momento è impostato. Non entro nei dettagli perché, come vi ho detto poco fa, siamo ancora in fase di discussione, però sicuramente il nostro obiettivo è attribuire alle università e ai massimi organi di vertice, di cui uno è assolutamente il direttore generale, uno spazio non solo di responsabilità, come è attualmente all'interno degli Atenei, ma uno spazio anche di adeguato riconoscimento economico delle responsabilità che si sono fatte via via in questi anni sempre più complesse. Questo è un punto fondamentale. Su altre parti importanti che toccano l'organizzazione ne parleremo dopo, però credo che questo, insomma, sia uno degli elementi che in un certo senso poi fa da riferimento per tutta la gestione complessiva dell'Ateneo. Quindi io lascio la parola a coloro che dovranno intervenire dopo di me. Vi auguro ovviamente un convegno che sia ricco di confronti, ma soprattutto di spunti, perché è vero che da questi incontri quello che emerge in senso positivo sono gli spunti che possono aiutare, non dall'alto ma dal basso, a migliorare la situazione complessiva, sia normativa ma poi nel concreto delle attività di tutti noi. Pertanto vi saluto e avremo modo di confrontarci sugli altri temi. Grazie. Grazie a Daniele Livon. Passo la parola a Stefano Fantoni, presidente dell'Ambro. È già acceso. Mi sentite? Sì. Bene, è con molto piacere e soddisfazione che vi porto i saluti dell'Agenzia di Valutazione Nazionale, l'Ambro, e anche personalmente sono molto soddisfatto, diciamo, del fatto che mi ritrovo qui ormai annualmente, anzi credo forse, se non mi sbaglio, forse Feriti si ricorda, ma forse sono stato, quando ero ancora primo giovinetto rettore della SISA, di essere stato uno dei primi rettori a far parte, a venire a Arcodao. Avevamo messo giusto. Quindi questi incontri annuali sono una tappa importante che noi all'Ambro vediamo con molto interesse e con molta attenzione, proprio perché si tratta di un altro degli elementi di confronto che noi vogliamo e dobbiamo avere con il mondo universitario, con una componente importante del mondo universitario. Io prima, forse di entrare un pochettino più nel merito, ma volevo anch'io ricollegarmi al bellissimo, io sono rimasto molto entusiasta, diciamo, introduzione che abbiamo avuto ieri sera, e da quello volevo intanto fare un summary di alcuni punti importanti che secondo me sono emersi. L'università in questi ultimi anni è cambiata, non è vero che non sia cambiata, alcuni dicono che non lo è, ma l'università è cambiata, e sui punti in cui è cambiata principale volevo fare riprendere la discussione di ieri sera e ricordarvi che uno di quei, con luci ed ombre naturalmente, perché tutto va perfezionato e è sempre così, non esiste un qualche cosa che si definisce fin dall'inizio in maniera perfetta, guai se no. Uno dei punti è la governance, che è cambiata moltissimo, ne ha parlato anche Livoni in questo momento, governance che è ancora ongoing in termini di discussione, di cambiamento. Io ho sentito per esempio questa ipotesi, che non è solo un'ipotesi, di flessibilità per quanto riguarda la retribuzione. Credo che questo sia un passo molto importante e potrebbe essere per certe situazioni estremamente anche risolutiva di quelle che sono delle cristallizzazioni che ci sono all'interno dell'università in termini di governance. Ho sentito un altro punto che anche Paolo Aria ha detto, gli incarichi a termine, questa è una cosa che è avvenuto in questi anni, prima
non era così, e l'incarico a termine è, secondo me, un fatto molto rilevante. Magari questo fosse vero anche in altri settori della società. Finanziamenti che non sono basati, non hanno solo una base storica, ma che sono, che hanno una larga componente di premialità. Questo, guardate che è un cambiamento notevolissimo e che ci mette anche in avanguardia rispetto a altri paesi europei. Valutazione, naturalmente io sono qua, e valutazione come contrappeso all'autonomia, quindi quindi autonomia sì, quindi andiamo anche nella direzione di dare una maggiore autonomia, quindi togliamo qualche lacciolo, no? come abbiamo sentito, con moderazione naturalmente, perché bisogna stare molto attenti, questo è un argomento molto delicato, ma se vogliamo un'autonomia, ed è giusto che lo vogliamo, la controparte di questo deve essere la valutazione. Quindi in questo contesto eccomi qua da 4 anni, è 4 anni che questa valutazione è stata inclusa in termini strategici, non in termini saltuari o in termini episodici. E questi 4 anni ci hanno insegnato a tutti che la valutazione deve essere un qualche cosa che ci serve per migliorare il sistema. Se la valutazione non migliora il sistema, è cattiva valutazione. Questo è il reward, è dove si misura la valutazione. Però, come anche per certi, credo la Germina abbia fatto riferimento, le riforme si fanno, ma se poi non c'è lo spirito per attuarle non succede niente, e per la valutazione è la stessa cosa, cioè ci deve essere una presa di posizione da parte di tutto il sistema perché questo abbia effettivamente un effetto. Ora, io credo che dalle esperienze che abbiamo fatto in questi ultimi 4 anni, credo che la partecipazione e il coinvolgimento in questo paradigma che abbiamo tutti intrapreso è stato molto alto da parte dell'università e soprattutto alle persone che sono qui, quindi dalla componente tecnica e amministrativa, che devo dire, soprattutto per quanto riguarda la parte della didattica, è molto utile, molto preparata. Devo dire di più di quella dei docenti, ecco, che forse sentono questa valutazione o queste analisi forse come una privazione della loro libertà didattica, cosa che non è naturalmente, ma che comunque va digerita anche questa. Allora, se questo è vero, come credo che sia vero, è anche vero, e mi richiamo insomma di nuovo a quello che è stato detto ieri, è che sì, prendiamone atto, ne è stato preso atto, ma certo se i finanziamenti calano è molto difficile poter anche vedere gli effetti di questo, nel senso che là dove un sistema sta cercando di evolvere, no? Se Pallari parlava di evoluzione, Lenzi forse riprenderà il tema dell'evoluzione, ma se poi la fitness non funziona, nel senso che a un certo punto si cerca di minimizzare qualcosa, ma se i finanziamenti non arrivano, ce lo dimentichiamo, piano piano ci stanchiamo e tutto quello di buono che forse abbiamo fatto finisce per non essere servito a molto. Quindi io rivendico qui in questo contesto della valutazione che è necessaria un'agenzia di valutazione che sia indipendente e che abbia un'autonomia reale. Ora, l'autonomia reale, vedete, non significa solo, significa essere messi nelle condizioni di avere un'autonomia reale. In questo senso io ribatto una cosa che con piacere ho sentito dire dai due speaker di ieri, e cioè che l'ANVUR va rafforzato dal punto di vista organizzativo, di personale, eccetera. Altrimenti non ce la può fare ad assolvere tutti gli incarichi che deve compiere. Io qui ho un, ho un,
una relazione da parte del mio direttore che è davanti a me, che, dove si parla di attività svolte in linea di sviluppo e siamo a 25. Io non mi metto a parlare delle 25, ma 25 attività che sono attualmente in corso, il che significa che ci sono gruppi e gruppuscoli che stanno lavorando su queste 25 linee. Ora, voi diciamo, considerate questo e capirete che questo è certamente un problema. Quindi, questo era un primo punto che volevo dirvi. La valutazione è importante, però la valutazione, se la vogliamo, va saputa mettere in atto anche dal punto di vista regolamentare. Voi sapete che siamo... me lo mangio, non mi piace. siamo in questo momento in una fase di rinnovo dei membri del direttivo. In questo senso colgo l'occasione per ringraziare il Ministero per aver operato in questa direzione, quindi 4 sono i membri del direttivo che sono stanno per entrare, ancora non si è, l'iter non è completamente finito, ma insomma è molto ben avviato, e questi 4 nuovi scienziati e umanisti verranno, si stanno già, devo dire, molto interfacciando con noi, e credo che l'ANVUR che verrà sarà, credo, insomma, meglio di quello che è passato, e quindi io sono molto soddisfatto di questo. Sto per lasciare il prossimo anno il testimone della Presidenza e credo di poterlo lasciare in buone mani. Naturalmente mi aspetto che mi venga fatta ancora dal Ministero e da chi per lui questo regalo di rafforzare l'ANVUR e lasciarlo rafforzato come deve avvenire per un'agenzia di valutazione che ha i compiti che ha. Ecco, detto questo, io forse concludo brevemente, diciamo, con alcuni punti che noi abbiamo sviluppato, non entro ovviamente nel dettaglio. Allora, uno dei punti che è stato anche oggetto di grande discussione sono un'analisi dei criteri indicatori per la valutazione della ricerca. Abbiamo lavorato su questo, abbiamo fatto algoritmi, abbiamo fatto distribuzioni, siamo stati attaccati, ci siamo difesi e ci difendiamo, sì, sappiamo difenderci, sì. ma credo che questo sia anche qui una cosa che deve essere un patrimonio di tutti, e io spero che lo sia sempre di più. Devo dire che quando vedo, e lo vedo ancora, scusate se accenno a questo, certi processi di reclutamento interni che vedo in alcune università e che insomma vengono fatti un po' così alla vecchia maniera, io mi rattristo un po', ecco, perché non è più il tempo di fare così. Ora basta, diciamo, ce l'abbiamo i criteri, usiamoli, diciamo, nella maniera giusta, ma non ritorniamo, no, perché insomma tutta questa fatica l'abbiamo fatto per far sì che i nostri giovani avessero veramente la possibilità di avere una prospettiva in termini di quella che è la loro carriera, le loro capacità, insomma. Quindi in questo senso io mi auguro che tutto questo lavoro abbia questo significato. In questo sapete che abbiamo iniziato da pochissimo la nuova VQR, stiamo ripartendo, quindi vi rimetteremo al lavoro, insomma, ma insomma, però siete già molto ben avviati, sapete come si fa. Non sto a discutere niente sulla VQR, però i 400 membri dei GEV sono già nominati, i coordinatori ci sono, si sono già riuniti, quindi la VQR è iniziata, sta procedendo e credo abbastanza bene. Sulla didattica, naturalmente questo è un altro capitolo enorme che noi abbiamo attaccato in una fase successiva della ricerca e che però insomma sempre più ci appassiona e ci coinvolge e anche ci preoccupa, perché è un lavoro molto grande e questo diciamo anche ci
ci impegna su un altro aspetto che secondo me va messo accanto alla valutazione in quanto tale, a quella di avere una comprensione il più possibile precisa di quello che è l'università italiana, quindi la raccolta dati, la sistematizzazione dei dati. Il nostro direttore ci lavora moltissimo su questo, è stato praticamente il responsabile diretto del rapporto che abbiamo fatto, ne rifaremo un altro il prossimo anno, e sempre più noi vogliamo entrare nel merito di questi dati. Questi dati devono anche entrare, a parer mio, maggiormente anche in quelle che sono le valutazioni della didattica, che quindi può anche andare al di là solo del controllo dell'assicurazione di qualità, ma anche andare a dare importanza a quelle che sono le regolarità, come si fanno gli esami, quali sono, qual è l'attendance agli esami e quanti fanno gli esami. Dati di questo tipo sono molto importanti per poter avere una comprensione dell'università stessa. Noi su questo lavoriamo molto e lavoriamo anche a livello culturale, nel senso che c'è bisogno, io credo, accanto a tutto quello che si è detto e che si è sentito ieri, anche di capire profondamente che cos'è l'università oggi. Noi abbiamo ricevuto recentemente, abbiamo dovuto dare un parere anche doloroso, purtroppo, ma di 20 nuove università. Ma che vuol dire 20 nuove? Siamo andati a vederle queste, ma non, molte di queste sono cose interessantissime, ma non si configurano come università. Ma perché non abbiamo chiaro che cos'è l'università in Italia? Per esempio, non abbiamo chiaro che noi, forse alcune di queste istanze dovremmo rivolgere a ITS, ad altre realtà delle quali manchiamo, delle quali siamo deboli se ci confrontiamo con il resto del mondo. Quindi io credo che questo anche sia un argomento importante. No, Daniele, perché veramente, io l'università mia, ai tempi miei, era un'università di elite, era un'università in cui il professore veniva a fare lezioni se lo voleva fare, ma non si può più fare così, sono cambiati i tempi, quindi non è una questione di non più libertà, è questione che l'università deve avere cura di quella che è il livello medio, qualitativo medio dei nostri studenti. E quindi valutazioni ex post le stiamo sviluppando, abbiamo sviluppato e stiamo lavorando sugli apprendimenti degli studenti, sulle loro carriere. Insomma, un lavoro molto sostanzioso, ma che va fatto, assolutamente va fatto per avere una gestione della nostra università. Non ultima, e poi con questo entro anche in una delle domande che mi ha fatto il vostro presidente, la performance, anche questo è un argomento estremamente importante. Dico, si collega alla domanda che mi ha fatto il vostro presidente per quanto riguarda il nucleo di valutazione. Il nucleo di valutazione, diceva il vostro presidente, ma bisogna pensarci un po'. Sono d'accordo che bisogna pensarci un po', cioè la presenza di nuclei di valutazioni, presidi di qualità, eccetera, ha un qualche livello di ambiguità che va risolto, non c'è il minimo dubbio che non vada risolto. Certo è che è chiaro che c'è un'autovalutazione interna e c'è una valutazione esterna, questo non può non essere così. Tuttavia, noi dobbiamo essere bravi sufficientemente per sfruttare questa enorme forza che noi abbiamo dei nuclei di valutazione, che non c'è in altri paesi. In altri paesi non c'è. Forse di questo l'ANVUR, se potesse averne un aiuto, questo forse rappresenterebbe anche un rafforzamento reale. Ora, questo secondo me va effettivamente pensato in quelle che sono i pensieri di questa università a venire, che io non chiamerei buona università. L'università non è così cattiva, non mi piace buona università, è come nuova, aggiustiamola un po', ma facciamo le cose a passetti, non siamo messi male, i risultati che noi analizziamo, sì, certo che ci sono dei problemi, forse il problema più serio è quello del nord-sud, bisogna risolverlo questo problema invece di, ma comunque. Detto questo, invece, sulle performance la faccenda del nucleo di valutazione è ancora più forte, perché là loro rappresentano l'OIV e quindi c'è da essere all'interno di questi nuclei una qualche competenza specifica su queste, e qui forse è l'attacco più veloce che si può fare per attaccare il problema più
più in generale. Ecco, quindi io su questo mi auguro che si possa portare avanti un piano che noi abbiamo disegnato, di quando dico noi, dico prevalentemente Andrea Bonaccorsi, che non è più uno dei nostri membri, ma insomma c'è chi lo sostituirà, abbiamo già capito chi ci sarà al suo posto, diciamo, in questa attività. Abbiamo disegnato un piano che possa essere un piano integrato tra il piano delle performance, quello della trasparenza e quello dell'anticorruzione, in modo da poter avere un unico piano scomponibile per ANVUR da una parte, per ANAC dall'altra e per la funzione pubblica dall'altra ancora, in modo tale che ci sia nella mia mente un qualche database dove ciascuno, in modo tale che l'università non debbano riscrivere tutte le volte la stessa cosa. Ecco, questo sarebbe l'obiettivo. Insomma, ci sono delle speranze perché questo possa succedere, il lavoro metodico perché questo possa accadere, noi abbiamo cominciato a farlo, speriamo tutti insieme di poter arrivare a concludere. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Stefano Fantoni, quindi noi continuiamo a sperare, insomma. E passo la parola a Andrea Lenzi, presidente del CUN, per il suo intervento, che immagino insomma sarà molto efficace. Allora, intanto grazie per l'invito, credo forse l'ottava o la decima volta, forse tutte e dieci le volte in cui sono ancora da prima di essere Presidente del Consiglio Universitario Nazionale, ho cercato di seguire questi vostri convegni e quindi mi fa molto piacere essere qua, mi complimento per l'organizzazione data la numerosità delle persone in sala e soprattutto la qualità delle persone in sala. E ringrazio Cristiano per avermi così introdotto dicendo che il mio intervento sarà un po' pepato, perché come al solito molte delle cose, anche per chi è uomo dell'istituzione come sottoscritto, sono anche un po' legate al carattere delle persone, e quindi come tale lui mi ha sempre detto che quando mi ha sentito fare qualche intervento è rimasto un po' scosso, lo spero in senso buono. Soddisfatto a me, grazie. Dunque, dalla legge 240 alla nuova università, molto bene non aver messo buona, perché non è cattiva, come ha appena detto il nostro amico Stefano Fantoni prima. Io mi sono preso un po' di appunti ieri quando c'era il talk show, nell'ipotesi che dopo si potesse intervenire, ma come mi è stato detto l'ora si era fatta tarda, per cui adopero questi appunti per fare una chiacchierata con voi, una riflessione. Dunque, sì, in effetti noi abbiamo un'università che deve migliorare, ma questa non è una cosa nuova, tutte le istituzioni devono migliorare, ogni cosa deve migliorare, abbiamo un'università che deve essere valutata e, come ho spesso avuto modo di dire, l'università o l'universitario che pensa che la valutazione sia una cosa sbagliata ha sbagliato mestiere sostanzialmente, visto che dalla mattina alla sera valutiamo e siamo valutati, non fosse altro nell'agone internazionale per chi fa ricerca internazionale o con gli studenti, per chi fa didattica o tutte e due, per chi fa entrambe come dovrebbe essere. E deve avere un'innovazione, ma secondo l'università, visto che ieri, come è stato citato, con una battuta di Stefano Paliari, che è una battuta che io e lui spesso facciamo, è l'unica istituzione millenaria dello Stato italiano assieme alla Chiesa Cattolica, tutto sommato, se non si innova, insomma, saremo ancora la bolla di Bonifacio VIII che ha istituito Sapienza piuttosto che ai clerici migrantes bolognesi e padovani. Non voglio mettere né bolognesi né padovani uno davanti all'altro, visto che essendo bolognese dovrei dire Bologna, ma poi dopo ci sono delle rivalità fra le due vecchie università, e quindi comunque innovazione, insomma, voglio dire che l'università debba essere innovata mi sembra quasi una contraddizione nel dirlo, insomma. E qualcuno potrebbe dirci che l'università italiana è sottofinanziata, direi che è proprio vero, però ciò nonostante fa ottima ricerca, fa buona formazione, anzi direi fa buona ricerca e ottima formazione, visto che la ricerca scientifica nazionale, parlo per le aree che conosco meglio, ma sono certo che nelle aree umanistiche questo è ancora più vero, visto che l'umanesimo è nato in Italia. Siamo a livelli tali che il rapporto qualità-prezzo direi che siamo decisamente superiori a chiunque altro, e che la formazione nostra è ottima, direi che lo dimostra a uno scienziato come sottoscritto, l'ahimè tanto vituperato il problema della fuga dei cervelli, che io non vitupero affatto perché ritengo che la ricerca debba essere globale
L'unico vero problema è che noi non siamo attrattivi per i ricercatori stranieri, ma se no il problema non ci sarebbe, cioè che uno dei miei ricercatori migliori diventi il capo, della, come è accaduto, di un progetto di ricerca scientifico a Bethesda piuttosto che al Mass General Hospital, mi fa solo piacere, mi dispiace non poter prendere John Wayne degli Stati Uniti da me, perché non saprei come remunerarlo. Qualcuno racconta che la laurea non serve, a parte che ci sono i dati da Malaurea che lo dimostrano il contrario, ma certamente noi abbiamo pochi laureati, però abbiamo anche forse troppe sedi universitarie che sono mal distribuite e senza una vocazione precisa, e questo poi ritornerò. Qualcuno dice che siamo bassi nelle classifiche, ieri è stato citato il QS, ma anche tante altre classifiche. Classifiche, come voi sapete bene, i parametri vengono modificati regolarmente per fare in maniera che sempre le stesse stiano in testa, quindi insomma voglio dire, non mi è difficile immaginare, visto che sono il presidente della Società Italiana di Endocrinologia, come fare a far sì che io sia il migliore endocrinologo italiano, basta cambiare qualche denominatore. Poi voglio dire, gli statistici di Hamburg sono ben esperti a sapere come fare le cose fatte bene e come, se volessero, farle fatte male. Quindi la classifica è sempre una cosa che, se non è dettata da una competizione a viso aperto, è una cosa che lascia i tempi che trovano. Ma comunque un dato è certo, che se noi prendiamo la media nazionale delle nostre università e non le singole, il nostro sistema universitario è fra i migliori in media nazionale, sempre oltretutto il rapporto qualità-prezzo, e quando qui parlo del prezzo parlo del costo delle rette universitarie dei nostri studenti. Quindi se facciamo un discorso di qualità generale del sistema su investimento, cioè i pochi miliardi di euro dell'FFO, e quando facciamo un discorso di qualità del risultato formativo su costo per la singola famiglia del prodotto finito studente laureato, beh, direi che il nostro sistema universitario è fra i migliori. Abbiamo un gravissimo problema di risorse umane nel corpo docente, anche su questo tornerò, perché abbiamo un problema di età, l'ha detto ieri Paleari, lui ormai è un rettore molto più giovane di qualche suo ricercatore, e abbiamo anche un grave problema di genere. Non so chi ha letto ieri Repubblica, pagina 32-33 se non ricordo male, dove c'erano i dati in blu e in rosa rispetto al corpo docente, che su questo io un po' mi vergogno, e quindi questo è un problema serio. Facendo un attimo un passo indietro, pre-Gelmini, visto che ieri abbiamo avuto il ministro Gelmini, negli anni 80-90 purtroppo, dovevo dire, e qui lo dico essendo già in università allora, ahimè sono laureato nel 77, dico ahimè nel senso che sono comincio a essere un vecchio, negli anni 80-90 l'università purtroppo ha seguito tutti gli errori della società di allora, cioè invece di essere come dovrebbe essere l'università, lo spirito critico dell'università, si è lasciata trascinare e non ha osservato, analizzato, criticato e governato quegli errori cercando di migliorarli. E quindi di conseguenza all'inizio del terzo millennio, negli anni 2000 fino al 2010, l'università è stata criticata, identificata come un'entità individualista, con delle liturgie conservatrici, autoreferenziane, e quindi le è stato chiesto con grande forza di diventare più libera, più autonoma, più semplificata e più trasparente. Chi si ricorda, noi nel 2008, noi CUN, facemmo un convegno al CNR, una sorta di stati generali dell'università, dove invitammo un po' tutti quanti e cercammo di mettere a segno alcune cose. Fu un convegno molto strano, perché durante l'intervento del ministro Gelmini, che era appena, perché il convegno fu fatto a maggio, lei era montata a giugno, anzi scusatemi, lei era appena divenuto ministro a maggio, ricevette la mitica telefonata dal Giulio Tremonti che gli diceva: ti stiamo tagliando al Consiglio dei Ministri, il primo taglio che fu fatto all'università. Da quel momento il sistema politico ha cercato di intervenire con l'università, sull'università, per raddrizzare queste sue strutture, e ha cominciato con dei tagli che può essere anche un sistema punitivo che dia uno spirito di rivalsa, ma insomma mediamente non si taglia un sistema che si voglia migliorare. Però diciamo che può essere di stimolo, come ha detto ieri il rettore Paleari, o noi siamo ormai una pianta come un cactus che è capace di vivere con pochissima acqua. Però il sistema fece una legge, non so se ve la ricordate, la legge 1/2009, che era una legge estremamente interessante, perché dava chiaramente delle indicazioni di valutazione del prodotto, con delle specificità che poi riprenderò, che sono state assolutamente disattese.
Purtroppo poi è venuta la legge 240/2010, che è una legge molto più di processo iperprescrittiva. Perché è venuta fuori quella legge? Perché dal 2009-2010, come tutti ricorderanno, perché purtroppo la politica segue il suo corso, fu un periodo di grande scontro fra le forze politiche, e invece di una serena riflessione sull'istituzione universitaria come fondamentale per il sistema paese, si perse completamente il principio del trust and accountability, che dovrebbe guidare qualsiasi cosa che riguarda l'università, comunque un'istituzione, il sistema paese. Dico, io fiducio in te e tu mi devi dimostrare che sei accountable, cioè che sei credibile, e si passò da un sistema di accreditamento con un giudizio esposto a un sistema di tipo autorizzativo, se mi passate il termine, che con un giudizio esante. Tra l'altro, ma qui lo dico un po' per spirito di corpo, in quella legge ci si dimenticò completamente del Consiglio Universitario Nazionale di citarlo e di rivederlo, cosa che porta anche alcune conseguenze tutt'oggi, dove io sono costretto a governare l'unico organismo elettivo di rappresentanza del sistema vetero universitario, perché di fatto non è stato aggiornato minimamente nei confronti del sistema universitario, che nel frattempo ha avuto un'evoluzione, come abbiamo sentito, piuttosto importante. E quindi diciamo che nello spirito della legge 240, che poi in qualche maniera è stato corretto e il Ministero ci ha messo fortunatamente del suo nei decreti applicativi per cercare di mettere qualche modulazione a tutto questo, in realtà se uno la legge 240 nel suo core business, in realtà è una legge scritta non per utilizzare i dati per governare, ma utilizzare i dati come forma di governo, il che è sbagliatissimo. Cioè, Einaudi diceva conoscere per governare, non conoscere e attraverso i dati governare, perché sennò la politica non serve più a nulla o dimostra tutta la sua debolezza. Allora, adesso si parla di buona università o di nuova università. Allora, partiamo da alcuni dati. Parlo dei docenti perché li conosco meglio, ma voi sicuramente potreste dare dati per il personale tecnico ministeriale. Dal 2006 a oggi abbiamo perso il 25% del corpo docente, e se andiamo fino al 2018 ne perdiamo il 50% a isorisorse. Il che significa che chiudiamo baracche e burattini in qualche maniera. E siamo comunque al di sotto del 25% della media OCSE. Quando dico la media OCSE non parlo di United Kingdom piuttosto che della Francia, ma parlo della Lettonia, della Lituania, Estonia e paesi dell'est, svariati paesi dell'est, noi siamo mi pare i 32esimi o roba simile. Il finanziamento, come ieri è stato detto, questi sono i dati che voi tutti conoscete e che il CUN ha urlato almeno un paio di volte ad aprile 2014 e a inizio 2015, e i tagli sono stati circa del 20%, maggiore di tutti gli altri comparti della pubblica amministrazione. Badate bene, io non voglio che l'università sia realmente pubblica amministrazione, o quantomeno che non debba seguire pedissequamente le regole dell'amministrazione pubblica, però notiamo che ci hanno tagliato più di tutti, partendo da cifre che erano già sotto quota rispetto alla media OCSE. E inoltre abbiamo bisogno sicuramente di semplificazioni, è stato detto più volte, il CUN ne ha identificate alcune, insomma, che dobbiamo seguire il MEPA anche per comprare delle provette, piuttosto che passare alla Corte dei Conti per un cococò da 5.000 euro, piuttosto che chiedere le autorizzazioni per una missione in Antartide, piuttosto che EIBLA dei nostri ricercatori in geologia, piuttosto che in archeologia, come se si dovesse fare una missione mia da professore universitario a un congresso, insomma, che siano le stesse cose quando le missioni sono un attimino differente, 400 euro, 200 euro, 150 euro per la missione mia, 50 o 100 mila euro da finanziamenti europei, quell'altra, insomma, mi sembra un pochino difficile. Che ancora ci sia il blocco del turnover in quelle condizioni che vi ho appena citato del crollo docenti, e che ci sia ancora un rigido vincolo di punti organico, badate bene, non l'abrogazione di punti organico, ma un rigido vincolo di punti organico che ci sta un pochino asfissiando, lo vedo comunque un fatto complesso. Allora, cosa mi aspetto? Allora, diciamo che dividerei il cosa mi aspetto in due parti, l'evoluzione e la rivoluzione. L'evoluzione è il minimo sindacale, chiamiamola così, che è quello che se, e devo confessare che mi è stato chiesto, se mi chiedessero cos'è la prima cosa e unica cosa che vuoi in questo momento per l'università, è, e siamo d'accordo con Paleari, infatti l'ha già citato ieri, e vorrei almeno 10.000 posti di ricercatori di tipo B per le università di tutta Italia e di tutte le aree. Con un piano triennale o quinquennale, 150-200 milioni l'anno, che come ha detto Stefano ieri sono una cifra irrilevante,
irrilevante per il bilancio dello Stato, irrilevante, e se le forze di opposizione non lo chiedono e se le forze di governo non le danno, vuol dire qualcosa dal punto di vista politico, un segnale politico preciso. E non ci possono parlare di giovani non dando i soldi per i giovani, è ridicolo, perché è ridicolo di far continuare a fare ricercatori di tipo A, che io mi guadagno prendendo i soldi dall'Europa, da qualche altra parte. I ricercatori di tipo A sono degli azionisti triennali, punto, non sono altro. Hanno un bel titolo, ricercatore, ma sono assegnisti triennali. I ricercatori tipo B, o come li vorrebbe chiamare il CUN, i professori junior, sono ricercatori incoming, che se prendono l'abilitazione e se conquistano nell'ambito del dipartimento la loro credibilità, diventano professori associati. Allora sì che il sistema ridiventa sano. Io ho bisogno, io CUN, io sistema universitario, ho bisogno di almeno nuovi 10.000 unità. E questa non è la terapia o la risoluzione del problema, questa, fatemi dire una battuta da medico, è la trasfusione di emergenza al pronto soccorso per sopravvivere. Senza di questo il sistema universitario non ha speranza. Mi dispiace per tutti quanti noi, il sottoscritto 62 anni arriverà fino alla pensione senza nessun problema, ma il nostro sistema universitario, non ci possiamo lamentare che i nostri giovani vanno via, ma dove devono andare? Scusateci, ma dove devono andare? I miei migliori io li mando via. Allora, questo è il minimo sindacale, assieme a un po' di manutenzione e semplificazione, quello che ho detto prima, il MEPA piuttosto che i COCOCO, le missioni piuttosto che altre cose. Però vorrei anche essere un pochino più sognatore, I have a dream, come si diceva qualcuno di molto più importante di me. Allora, ha detto Stefano Vantoni, l'ha detto benissimo, lo ribadisco, qui abbiamo un problema di concetto stesso di università. Mi piacerebbe che mi chiedessero di scrivere alla voce università per il devoto Oli e scrivere che cos'è l'università. Ora, non è possibile che a Stefano Vantoni per le sue competenze e a me per le competenze CUN arrivino 20 richieste di nuova università e che il giorno dopo qualcuna di queste, se ci scappa fra le maglie o se c'è qualche pressione, diventi università il giorno dopo. Per diventare università secondo me ci vogliono almeno 5-10 anni, 5-7 anni di prova, perché l'università è una cosa serissima. Verrò poi a dirvi anche nella conclusione che cosa ritengo, perché il problema per noi è cos'è l'università. Adesso, a parte le 90 più 11 che ci sono adesso, che su cui già potremmo discutere, ma il concetto stesso di università è andato perso, secondo me, soprattutto a livello politico. La cabina di regia per la ricerca. Allora, noi abbiamo fondi di ricerca dispersi su vari ministeri. Il Ministero dell'Università e Ricerca è quello che ce n'ha di meno. Io sono molto fortemente implicato anche nel Ministero della Salute e muoio di invidia ogni volta che vado di là. Muoio di invidia. Per poi non dire se faccio una passeggiata al MISE, piuttosto che faccio una passeggiata al Ministero dell'Ambiente, piuttosto che faccio una passeggiata al Ministero dell'Agricoltura, come caspita si chiama, e via chiacchierando. Allora, una cabina di regia per la ricerca universitaria, magari data nelle mani di qualche ente, potrebbe essere CNR, ma sto inventando, non voglio dare nessuna indicazione, con una forte defiscalizzazione. Dice, come mai che Rockefeller dà un milione di euro ogni volta ad Harvard? Ti credo, se le voglio dare tasse. Che frega, o lo paga le tasse, o lo paga lì, cioè, voglio dire, ha detto bene ieri Stefano, quello là mi ha detto, già pago l'IRE, per l'IRE, TASI, IMU, qua e là, dice che io allo Stato ho già dato abbastanza. E quindi maggiore sensibilità, per esempio utilizzando tutte le forme, ma anche rendendole semplici, dalla defiscalizzazione al crowdfunding e quant'altro, e poi delle decisioni chiare da parte del sistema politico. Siccome di soldi per la ricerca ce ne sono abbastanza, bene, si decida, l'80% in ricerca strategica e il 20% in serendipity, benissimo. Ci dica il sistema politico qual è il suo 80%. Il PNR, questo oggetto misterioso, io ho visto la copia definitiva a gennaio, siamo a settembre, e il povero Mario Calderini sta continuando ad andare in giro a raccontarlo, ma i cluster, gli ex cluster diventano le piattaforme attraverso cui si distribuiscono i fondi. Vogliamo in qualche maniera dare a quest'Italia la possibilità di avere una ricerca scientifica credibile sul piano internazionale? Perché io non ho problemi, io prendo i soldi dell'ERC, io Andrea Lenzi, di qua, di là, dalla Comunità Europea, dai SIR, da tutte le varie parti, e quindi il mio gruppo campa, ma la ricerca strategica italiana non funziona, la ricerca di base, quella di serendipity, è ormai lasciata all'asfissia in certi settori.
per cui rischiamo di perdere competitività e poi perdere punti, e poi dopo ci dice l'università non è brava. Penso anche, dopo aver stabilito qual è il concetto di università, forse dobbiamo, e questo dobbiamo farlo noi stessi al nostro interno, fare una riflessione se le università devono essere non tutte uguali, sono tutte uguali, ma devono avere tutte la stessa identica funzione, cioè a seconda della mission, della vocazione, del territorio, delle singole università, probabilmente un po' di differenziazione, e qui non cito più Stefano e non cito ancora il nuovo presidente della CRUI, anche se qualcuno, qualche uccellino già ci dice chi dovrebbe essere, e penso che mi possa ascoltare anche in questo momento, bene, forse un qualche riflessione va fatta. Io, voi sapete che io sono innamorato non del 3 più 2, ma del 3 e del 2 più 3, cioè dell'idea che ci sono lauree triennali e ci sono le lauree magistrali e il dottorato di ricerca appresso, cioè il 2 più 3 è roba di dipartimento e il 3 è roba di Ateneo, ma forse dobbiamo anche commisurare le nostre università, le nostre università, l'avevo però chiesto, non vale, perché io gli avevo detto ieri, guarda, io faccio un intervento politico. Arrivo rapidamente verso la fine. I docenti sicuramente devono fare una riflessione interna. Io sto portando alcuni, dopo che avremo approvato tutti i regolamenti per l'ASN, e quindi l'ASN sarà partita a fare una riflessione complessiva sui settori scientifico-disciplinari. Perché io penso che, per esempio, i ricercatori non debbano essere ingabbiati immediatamente nel settore scientifico-disciplinare, che è sicuramente necessario per un professore ordinario, ma non certamente per un ricercatore, che fare una scelta definitiva della sua vita in un settore scientifico-disciplinare sin dall'inizio è difficile. E come penso anche che si possa parlare di unicità di carriera, se veramente abbiamo il discorso da ricercatore di tipo B ben fatto fino ad ordinario, senza parlare di unicità di ruolo, che tanto fa venire invece l'orticaria ad alcuni. Chiudo rapidamente, perché mi è stato detto di chiudere dicendo che voi, personale tecnico amministrativo, anche dovete essere un po' speciali. Personale tecnico amministrativo e il personale dirigente e i direttori generali dell'università non possono essere né del personale tecnico amministrativo né dei dirigenti né dei direttori generali come tutti gli altri. È chiaro che quando entrate in università, al di là della vostra funzione essenziale nell'affiancare con una colonna a parte la colonna della politica rettorale e dei suoi delegati, dovete anche avere quella flessibilità e capacità di proposta che può essere tipica ed esclusiva solo dell'amministrazione dell'università. Perché l'università è un think tank dove si ragiona di continuo, dove non ci deve essere l'amministrazione che frena rispetto a una politica dell'Ateneo che cerca di avanzare, ma non ci deve essere neanche il contrario, un'amministrazione non in grado di far di conto e che lascia libera invece la politica universitaria di spendere e espandere, specialmente in quest'epoca. Concludo, aspettate, grazie dell'applauso che so che immagino che voi siate d'accordo con questo, ma devo andare a conclusione, sennò Cristiano mi sgrida. La politica deve darci una risposta. Io chiederò queste cose che vi sto dicendo sia al governo sia all'opposizione. E con questo veramente concludo e vi ringrazio della vostra attenzione. Grazie Andrea Lenzi, veramente, per l'intervento che non si può non condividere nella sua interezza. A questo punto passo la parola a Andrea Fiorini, che rappresenta gli studenti, quindi una voce interessante per noi e utile da ascoltare, anche che sicuramente è la voce più libera che possiamo sentire. Prego Andrea. Grazie a tutti. Soprattutto per l'invito, perché per me è importante essere qui oggi, perché il mio mandato inizia nel 2013 a settembre proprio qui dal CODAU, e quindi per me, iniziando l'ultimo anno di mandato del mio consiglio, per fortuna per la mia carriera universitaria, sono molto contento, insomma, di essere qui con voi di nuovo, e quindi iniziare questo anno con questo momento. Sono felice, ma ecco, dopo tutti questi interventi io non sarò lunghissimo, anche perché credo che lo spessore di questo tavolo, insomma, mi mette un po' di giusta ansia, e le cose che sono state dette fino adesso tutte molto giuste e molto condivisibili, soprattutto l'intervento del presidente Lenzi, con cui spesso cerchiamo, insomma, CNSU
Kuhn di farci forza a vicenda. E volevo dire che appunto non farò una riflessione numerica di dati, perché sono stati già insomma ampiamente anche discussi, citati più che altro. Io vorrei insomma prendere spunto un po' anche da quello che è stato una parola che tutti hanno utilizzato nel parlare, no, della riforma dalla 240 fino alla nuova università, cioè quello dei finanziamenti. Tra l'altro uno dei momenti in cui mi sono avvicinato alla rappresentanza fu proprio durante la riforma Gelmini, l'anno successivo, diciamo il 2011, e uno dei problemi insomma con cui la rappresentanza studentesca e gli studenti ebbero un forte coinvolgimento nel mondo, nella proposta di riforma Gelmini, fu proprio quello dei finanziamenti, perché veniva in conseguenza anche quelli che erano i famosi tagli, no, di Tremonti. Quindi fu quello, prima della stessa legge Gelmini, a mobilitare la rappresentanza studentesca e gli studenti in ampia parte. Per cui il tema dei finanziamenti sicuramente è quello che più si sente dal punto di vista del sistema universitario. Tra l'altro, proprio su quel tema io ho iniziato a dare volantini proprio quando il direttore di Livon venne all'Aquila in preparazione dell'anno accademico, e se mi avessero detto che gliel'avrei potuto poi dire di persona tre anni dopo in questo evento, insomma non ci avrei creduto. Io vorrei prendere spunto però appunto dal finanziamento, perché ieri Paleari, riprendendo sempre il dibattito bellissimo di ieri, diceva appunto che in maniera non provocatoria, se non vogliamo dare futuro a chi inizia il sistema, un percorso nel sistema universitario, ad esempio come ricercatore, allora non formiamoli. Ovviamente era provocatorio, perché una soluzione di questo genere, spero che non passi neanche per l'anticamera del cervello di qualche parte politica che in questo momento ne ha la responsabilità. E prendo spunto da questa dichiarazione provocatoria per citare invece le parole del presidente Visco della Banca d'Italia, perché ieri venendo qui ho trovato queste parole molto interessanti. Lui, cito testualmente, affermava che è fondamentale l'investimento in conoscenza, perché la formazione, il sapere, il mettere insieme i saperi saranno gli elementi decisivi nella creazione di una nuova occupazione. E lo diceva in risposta ad un fattore molto importante, ovvero che la politica doveva avere delle reazioni nei tempi adeguati e in maniera preventiva. Questo era il concetto. Ora, io trovo una sorta di, di comparazione con quello che fu invece il dibattito su uno dei grandi temi che riguardano diciamo, il nostro paese, ma più che altro anche nel mondo, cioè quello dell'ambiente. A un certo punto, anche durante gli anni 70-80, c'era un grande problema sull'ambiente, no? E lì ci fu un momento in cui le Nazioni Unite commissariarono un rapporto che era Our Common Future, in cui sostanzialmente si arrivò alla definizione di sviluppo sostenibile. Questo sviluppo sostenibile che si intendeva come uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri. Ecco, io penso che le parole di Visco, legate a quello che fu la sensibilità negli anni Ottanta di analizzare la questione ambientale, quindi di parlare di uno sviluppo sostenibile come patto generazionale delle generazioni attuali nei confronti di quelle future, di garantirgli almeno lo stesso livello. Quindi capiamoci, non sto dicendo che dobbiamo garantire un livello di università insoddisfacente, no, dobbiamo sempre mirare, diciamo, a un miglioramento del sistema universitario, e qui ce lo siamo detti, abbiamo dato anche delle prospettive. Però forse è il momento di un patto forte, generazionale, nel garantire a chi verrà dopo di noi un sistema universitario in grado di garantire almeno quel livello che noi abbiamo vissuto, perché mi sembra che non stiamo andando verso questo. Sì, forse la macchina sta migliorando, e questo è vero, l'abbiamo notato tutti, i sacrifici sono stati tanti. La rappresentanza studentesca è stata anche, come dire, in questo processo molto, molto partecipe, però la preoccupazione di un calo dei finanziamenti rispetto a quello che è invece il giusto investimento sul sistema universitario, credo che in questo momento non possa dare molte prospettive future alle generazioni che vengono, e questa è la preoccupazione più grande. Faccio un esempio su tutti, Non è detto che sia solo una questione di finanziamenti, è anche una questione di sensibilità politica, come diceva prima il presidente Renzi, perché banalmente la riforma dell'ISE, che quest'anno ha trovato, diciamo, entrata a regime, cambia sostanzialmente i valori economici delle famiglie e quindi anche dei ragazzi, e anche a parità, diciamo, dei loro averi. Questo che cosa produce? Produce che il Ministero, non avendo recepito questo cambiamento, ha escluso di fatto tantissimi studenti della borsa di studio, non avendo cambiato nulla
della loro, diciamo, della loro realtà economica reale. E ci voleva una grande sensibilità politica per andare incontro a questa esigenza? Visto che siamo uno dei paesi, e questa è una statistica che non è stata detta, che anche sul diritto allo studio siamo tra gli ultimi in Europa? Allora, forse non è tutta solo una questione di finanziamento, è tutta una questione di quanto si investe sull'università, è anche una questione di sensibilità, ed è anche una questione di quale obiettivo è per noi l'università, perché dicevano bene fino adesso, è stato detto fino da ieri, anche ieri, se è più facile togliere all'università che dare, allora forse non è una priorità, forse non è un obiettivo politico. E allora solo il sistema insieme, su questo il CODAO, il CUN, la CRUI, il CNSU, io penso che è un periodo in cui le organizzazioni che si trovano vicino al Ministero producono una quantità e qualità di discussione molto importante e molto utile, che però delle volte il decisore politico, non il Ministero in sé, capiamoci, il decisore politico in questo caso non riesce a recepire. Mi dispiace che il Ministro non sia qui fra due giorni a conclusione dei vostri lavori, quando avreste potuto sottoporgli, diciamo, l'analisi complessiva di quelli che sarebbero stati questi bellissimi tre giorni. E quindi qual è la strada da seguire in questo caso? È quella di una maggiore sensibilità sui temi veramente importanti in questo momento per gli studenti e per il sistema universitario, e smetterla di vedere l'università come un costo, ma iniziarla a vedere come un investimento. Perché non c'è altra soluzione, siamo arrivati al limite, perché la macchina più di questo non può essere migliorata, più veloce non può andare, ha bisogno solo di benzina. Poi ovviamente dobbiamo anche essere, come dire, su questo, e forse lo siamo, come dire, sempre proiettati verso il futuro, perché l'università per innovare ha bisogno di innovarsi, questo mi sembra abbastanza ovvio, quindi è necessario cercare di migliorare sempre il sistema. Sono d'accordo infatti con lo stesso Presidente Fantoni quando dice sulla valutazione, anche chi io penso che anche chi ne parla male della valutazione deve sempre partire dal presupposto che ci vuole. Quindi al di là adesso di qualsiasi discussione, perché qualsiasi dibattito sulla valutazione che parte dall'esclusione di questa allora è già sbagliato a monte. E sono d'accordo moltissimo sulla raccolta dei dati. E spero che questa raccolta dei dati possa dare la possibilità di un confronto sereno e costruttivo con tutte le organizzazioni. Il Consiglio nazionale si è dovuto inventare, è un suo compito, però ha cercato di sviluppare un rapporto che invito tutti a leggere sulla situazione sulla condizione studentesca, che è tra i suoi compiti, ma quest'anno assume un valore ancora più importante perché l'abbiamo voluto costruire in maniera corposa, di contenuti, ed è un'opportunità che noi lanciamo per poterci confrontare quando magari il confronto è troppo poco. E quindi questo è il percorso sulla nuova università, il confronto con dei soggetti che sono attivi, reattivi e che forse hanno capito già da prima di chi si trova in capo al Ministero, alla responsabilità politica, che cosa dovrà essere e che cosa serve all'università. Ultimo messaggio che vi lancio è quello, insomma, prima il Presidente Lenzi vi lanciava alcuni aggettivi come tecnici amministrativi, io aggiungo solamente un fattore, la sensibilità. Di stare vicino alla comunità studentesca, perché il ruolo che voi avete è un ruolo, come dire, di unione tra quello che è l'università come istituzione e gli studenti come fruitori di quell'istituzione. Voi avete un ruolo fondamentale, perché lo studente a volte lo sente addirittura più vicino magari di un docente in un'aula. E per noi è molto importante creare una sinergia, perché molte volte la rappresentanza studentesca risolve i suoi problemi grazie ai tecnici amministrativi, grazie al confronto con i direttori generali. Quindi, insomma, questo è l'auspicio e l'augurio, insomma, di buoni lavori a tutti voi, e con la speranza di ritrovarci in un luogo di discussione più ampio, più, diciamo, costruttivo in termini di rapporti col Ministero, insomma, sempre disponibile a volerci confrontare insieme. Grazie e buon lavoro. Grazie Andrea Fiorini per i messaggi che ci ha mandato, che sicuramente recepiamo sia noi che chi di competenza. Ringrazio i colleghi relatori di questo primo intervento.